Continua la nostra azione per restituire alla collettività i beni confiscati alla Camorra e dopo aver intercettato un finanziamento di circa 1,4 milioni del PON Legalità che prevede, e lo stiamo realizzando, un birrificio nella zona via Fosso Pioppi, abbiamo avuto la notizia ieri sera di questo fatto che ci hanno finanziato 4 beni su 5 candidati in un avviso emanato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale del PNRR. Quali sono i beni che verranno destinati a queste nuove attività? Noi ne abbiamo candidati 5. Uno solo non ha avuto il finanziamento e riguarda l'asilo nido in località Taverna, però è stato ammesso, probabilmente sarà finanziato nel corso di questo anno. Mentre 4 beni, è una cosa bellissima perché sono forse qualcosa di più di 5 milioni di euro. Uno è l'ex materassificio in via Catania, lo stiamo aspettando da anni che venga riqualificata quell'area e finalmente verrà la realizzazione del Polo della Carità. Il materassificio è già in concessione alle quattro parrocchie di Battipaglia coordinate da Padre Ezio Viceli e lì avremo un centro di accoglienza per i più deboli, per i bisognosi, quelli che non hanno più niente, come si dice, i diseredati, e per trovare un alloggio, per trovare un pasto caldo. E questa è veramente una cosa bellissima che la comunità aspettava da tempo. Poi abbiamo un centro antiviolenza che è in via Emilia e abbiamo ancora finanziato un centro di accoglienza per le donne maltrattate, questo in via Moncharmont. E poi quello che tanto aspettavamo, la biblioteca, la nuova biblioteca, sarà una biblioteca e un centro di lettura per i giovani, anche per tutti coloro che vogliono accedere e trovare uno spazio tranquillo, e quello è in via Gramsci. Quale sarà il modello di gestione di questi beni? Beh, secondo me la cosa vincente è proprio il modello di gestione, perché da una parte è stato premiato, sono stati premiati i progetti esecutivi, e qui voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno partecipato, perché abbiamo coinvolto praticamente tutti i dipendenti dell'ente, che vanno dall'ufficio tecnico ai servizi sociali, hanno lavorato molto, e lì è il punto, perché ai consiglieri comunali. Perché? Perché nella gestione sarà coinvolto molto il terzo settore, perché un bene lo puoi rendere fruibile, un bene può reggere quando regge economicamente nel tempo e duraturo, perché a volte che fai? Ristrutturi un bene e poi lo lasci lì perché non hai fondi come gestirlo. Quindi parte di queste strutture verranno gestite dal terzo settore, ovviamente mediante avviso pubblico. Uno, per esempio, il centro antiviolenza verrà gestito direttamente dagli uffici comunali mediante il piano di zona. L'aspetto entusiasmante di aver ricevuto questi finanziamenti non è il fatto di per sé dei 5 milioni e quindi di un altro successo che questa amministrazione raggiunge con intercettare i fondi, perché abbiamo avuto 20 milioni solo per le scuole, abbiamo avuto finanziamenti per l'informatica, ma questo ha un significato che è molto più preciso e molto più profondo. Questo è restituire alla collettività dei beni sottratti alla criminalità organizzata, e noi abbiamo sempre detto, almeno io dal 2009, da quando sto in politica, nel precedente mandato, in questo, quello che miriamo è il rispetto delle regole e il ripristino della legalità, e grazie a questi fondi noi riusciamo a recuperare questi beni, a impiegare personale, perché per gestire un centro antiviolenza o lo stesso materassificio ci vuole personale, ma soprattutto questi beni vengono restituiti per fini sociali. Questo è il messaggio più bello che noi avremmo potuto trovare. Del resto poi capitano proprio sotto Natale, quando c'è questo messaggio di pace e di apertura verso i più deboli, come spesso anche il nostro Papa ci ricorda.